sera a Pole Position parleremo dell'azienda Motovalio e qui con noi abbiamo il CEO dell'azienda, ovvero l'ingegner Franco Pacini. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito. L'azienda nasce negli anni 60, crescendo notevolmente nel tempo, e nel 2015 avviene un cambiamento a livello aziendale. Sì, è nata come un'idea imprenditoriale di una famiglia di Formigine, in provincia di Modena, inizialmente al servizio dell'industria della ceramica, poi progressivamente è diventata un'azienda internazionale. Fino al 2015 siamo entrati a far parte del gruppo Teco Machinery, che è una società di Taiwan, piccola isola davanti alla grande Cina. Ma effettivamente ad oggi qual è il core business dell'azienda? È il nostro prodotto principale, il prodotto con cui siamo nati, è il motoriduttore. Il motoriduttore, ne ho portato qui un esempio, potete vedere davanti a noi, che in particolare questo prodotto è il cosiddetto Clean Duty, è un prodotto che serve per l'industria alimentare e farmaceutica, quindi negli ambienti molto puliti, diciamo così. Il motoriduttore è un organo di trasmissione che mette in moto, che aziona tutti gli impianti, anche sia in uso industriale che in applicazioni civili. Le faccio degli esempi per capirci. Certo. Che sono per esempio i cancelli automatici delle ville, i convogliatori degli aeroporti, piuttosto che le macchine a palestra o le sbarre dei parcheggi. Il tutto della crescita dell'azienda, a tal punto da proporre il vostro prodotto nel migliore dei modi a livello del mercato, è dovuto a un'identità aziendale molto forte, grazie alla precisione, alla qualità che c'è dietro ogni lavorazione, certo, che è dovuta anche dal team. Il tutto mosso da un motto che racchiude proprio la filosofia dell'azienda, che si rispecchia anche nell'effettivo prodotto. Lei è andata proprio al cuore del nostro discorso, anche al cuore del nostro azienda. Infatti abbiamo un motto che si chiama The Art of Motion, perché noi mettiamo passione nel nostro lavoro, mettiamo passione, mettiamo anche divertimento in parte, e cerchiamo di dare, muovere tutto il mondo. Senza di noi il mondo si ferma addirittura. Infatti voi mettete molto il focus sulle persone, sia all'interno della vostra azienda che al di fuori. Ha ragione, questo è uno dei nostri valori più importanti all'interno dell'azienda. Noi diamo molta importanza alle persone, coinvolgiamo le persone nel miglioramento, le motiviamo, diciamo abbiamo persone, un team fortemente motivato, e diciamo cerchiamo passione, energia e coinvolgimento e senso di appartenenza all'azienda, assolutamente sì. Ma siccome voi realizzate del movimento per il mondo, e se voi vi fermate si ferma anch'esso, voi riuscite a modificarlo questo movimento in base un po' alle situazioni del mondo, come quello che abbiamo vissuto e che stiamo purtroppo ancora vivendo del Covid. Voi a livello di strategie di marketing e di produzione avete modificato il vostro movimento. Allora, nel periodo del Covid noi siamo stati da una parte fortunati e da una parte preveggenti. Lavorando molto con l'Asia abbiamo appreso in anticipo, diciamo, di questa potenziale pandemia, e ci siamo organizzati con procedure di controllo, i cosiddetti protocolli, e con mascherine, gel e quant'altro. Per cui quando è arrivato il periodo più nero eravamo, diciamo così, pronti per quanto fosse possibile. E abbiamo adottato una strategia di comunicazione molto diretta, quindi molta presenza, molta visibilità. C'è un motto che anche lì usiamo, che è walk the job, ovvero camminare sul lavoro, farsi vedere, rendersi accessibili e tutto quanto, e questo ha rassicurato tutte le persone, le nostre persone, anche la comunità locale, insomma. Qual è il segreto del suo successo? Il segreto del mio successo non lo posso certo dire io, però assolutamente io mi ritengo un colonnello da campo che combatte la guerra, mi scusi l'eufemismo, in mezzo ai suoi soldati, piuttosto che un generale che sta a studiare le mappe a 500 km al fronte nelle retrovie. E questo è un motivo per cui alcune persone mi apprezzano, diciamo. Ma il suo essere colonnello da campo dove la porterà per il futuro dell'azienda? Il futuro dell'azienda, io lo vedo, sono molto ottimista per il futuro. Abbiamo innanzitutto l'appoggio dei nostri azionisti, che ci hanno permesso di fare importanti investimenti anche quest'anno, e poi abbiamo una pipeline di prodotti che stiamo lanciando sul mercato che ci darà sicuro successo. Io la ringrazio per essere stato qui con noi questa sera. Grazie mille. Ricordo che qui con noi abbiamo avuto come ospite l'ingegner Franco Pacini, CEO dell'azienda Motovalio. Grazie. Grazie mille.
E noi per questa sera non abbiamo ancora finito di conoscere le news, quindi rimanete qua con noi nei studi di Pole Position perché stanno arrivando i prossimi ospiti.